Francesco Venuto, partito dalla Versilia, da Tele Nuovi Orizzonti a Sky, però sempre con lo stesso impegno, la stessa voglia di rinnovarsi, la stessa passione. Io dico che ci ha pinzato una zanzara, noi che lavoriamo in televisione e non te la levi più di dosso. Francesco, stavamo parlando di programmi politici, di telegiornali, gli approfondimenti con la Saluzzi. Fare questo tipo di lavoro significa dover essere anche molto preparati dal punto di vista della cronaca, della politica internazionale, perché un regista comunque racconta con le sue immagini, con le sue inquadrature, anche se siamo in uno studio piccolo, diciamo così, coinvolge ancora di più il telespettatore su quello che è l'argomento. Quindi da parte tua c'è anche tutto un lavoro in questo senso, quasi un lavoro giornalistico, no? Certo, io sono appassionato di politica, sono appassionato di tutto ciò che è informazione, quindi in quello sono avvantaggiato perché a prescindere dal lavoro mi piace proprio informarmi. Però ecco, fa parte del bagaglio, quindi anche per assolutamente quello. Assolutamente sì, perché quando tu ti trovi a avere a che fare con ospiti di qualsiasi genere, dove si crea il dibattito, qualsiasi cosa, anche un piano d'ascolto, ovvero inquadrare una smorfia piuttosto che un sorriso, piuttosto che un sì o un no, crea dibattito già quello. Quindi il regista per primo deve sapere anche un po' la storia di chi si va ad affrontare, a chi si va a confrontare durante il dibattito, proprio per accentuare quello che è un discorso di confronto tra i due. Senti, visto da dipendente dell'azienda concorrente, no? Quello che sta accadendo in Rai con Matteo Renzi, che non l'ha detto ma l'ha fatto capire, guarda con grande attenzione a quello che succede nel mondo degli altri e si rende conto che quel tipo di lavoro si può fare anche spendendo infinitamente meno di quanto si spende alla Rai, e quindi ha cominciato a dare una strettina, no? Intanto 150 milioni che devono uscire da questi bilanci per arrivare poi al governo e essere investiti diversamente, ma soprattutto ha fatto capire che non bisogna fare di tutto un'erba un fascio, però la Rai è un po' un carrozzone, ecco, lo possiamo dire, tre televisioni, tre telegiornali, milioni di giornalisti. Sono 15 canali Rai. Sì, sono vabbè, 15, io ora parlo delle tre generaliste, ma appunto con i MUX poi adesso non ne parliamo. E alla Rai devono tagliare, risparmiare, ok, a Sky possono invece ancora investire, guardare avanti, perché si fa la televisione con come si fa nelle aziende private, con un occhio al portafoglio, non si butta via niente, si spendono tanti soldi, si investe, siamo sul non plus ultra della tecnologia, però al tempo stesso la Saluzzi è nello stesso studio del telegiornale, più o meno, no? E quindi vuol dire si risparmia, si ottimizza, si sta attenti. Parlo naturalmente a titolo privato e non... Certo, per Sky parlano... Esatto, parlano i vertici, eccetera. Ci sono delle politiche aziendali preventive, di prevenzione piuttosto che correttive, e quindi è logico che si cerca sempre di, ed è giusto che lo si faccia, di prevenire quello che può essere un anno un po' più debole come introiti o più forte. Quindi questa lungimiranza fa sì che il percorso di programmazione, di spesa, sia equilibrato con quello che sono i tempi. È normale che se i soldi arrivano dal privato, a questa cosa qui ci si sta attenti, perché è il cliente il nostro centro. Certo. Se paga a pantalone ci si sta meno attenti, insomma. Certo. E quindi credo che in Rai ci siano grandi professionalità e grandi persone con veramente grande passione. La Rai per tutti noi è la maestra, è la famosa mamma Rai, che ci ha così insegnato le famose cose che si dicono sempre, ha riunito l'Italia, eccetera. Però anche per noi che siamo la generazione degli anni 80, comunque ce la ricordiamo come un elemento vivo. Probabilmente deve un po' riacquisire quella umiltà che il fatto di essere Rai
un po' ha fatto perdere, non si sente più in giro, lo ha detto la RAI, come segno distintivo di, certo. Autorevolezza, di verità, verità, autorevolezza, certo. Istituzionalità. Perché? Perché i tempi sono cambiati, perché non c'è più un monopolio, perché prima con la Fininvest Mediaset, poi con la 7, poi con Sky, i poli si sono... televisivi si sono moltiplicati e quindi la concorrenza si è moltiplicata e la RAI è rimasta un pochino indietro sul lato tecnologico, ma soprattutto sul lato di come posso dirti, vado proprio sul concreto. Spesso ci troviamo in situazioni come le parate istituzionali a andare a fare degli eventi dove per un'azienda ci sono 15 persone, per l'azienda di Stato ce ne sono 50. E è un po', diciamo, tutto ancora burocratizzato e quello che Matteo Renzi sta cercando di fare non è altro che riportare la RAI in un modello più elastico, più snello, che possa competere. Quindi io non credo che stia facendo un ragionamento contro la RAI, sta facendo un ragionamento affinché la RAI possa competere. Quindi io strano che non sia stato fatto prima, insomma, perché come sempre non c'è quella cosa di prevenzione, ma c'è la cura dopo aver diagnosticato la malattia, insomma. Francesco, il tempo è volato, vi faccio solo vedere la prima pagina della Gazzetta. Ieri l'Italia ha giocato l'ultima amichevole prima dell'inizio dei mondiali, amichevole con la Fluminense, ha vinto 5-3, 3 gol di Immobile e 2 di Insigne, la difesa però ha preso 3 gol e poi naturalmente si parla anche di calciomercato e quant'altro. Ancora polemiche ieri riguardo la RAI, perché ha interrotto la finale femminile di Roland Garros ieri l'altro per trasmettere le partite di Lega Pro e c'è stata la rivoluzione del sindacato dell'Usigrai, ma soprattutto ieri durante la partita col Fluminense c'è stato un buco tremendo di nero legato al satellite, che per noi che facciamo televisione è come aver buttato al vento milioni e milioni di pubblicità. Cosa succederà a questi mondiali dove si vedrà ancora il confronto fra Sky e la RAI, secondo te? Te sei di parte, ma anch'io sono di parte, guarda, che no, dispiace, allora non bisogna mai sorridere delle disgrazie altrui, dei problemi degli altri. Ma diciamo così, che loro hanno risorse per risolverli i problemi, però ogni anno non fanno niente di nuovo per accaparrarsi diciamo così, il piacere del pubblico, mentre Sky ogni anno qualcosa lo fa. Ogni volta che c'è un campionato cambia qualcosa, ogni volta che c'è un campionato del mondo cambia qualcosa, e anche in questo caso si presume che che la RAI perderà ulteriormente ascolto nelle partite anche dell'Italia. Meno male, dillo. No, non dico niente. Vabbè, dico solo che io dico viva l'Italia, dai, tifiamo Italia come squadra di calcio. Va bene. Francesco, io ti ringrazio davvero tantissimo per essere venuto. Cosa sta mettendo, Giampiero ha preparato qualcosa. Giampiero, che ci fai vedere? Faccelo vedere e poi... questa è una foto o è un video? È un video? Questo, è roba tua? Questo è lo spot nazionale del Carnevale di Viareggio, che venne realizzato nel 2011 con il contributo di tutta la città. E infatti c'era questa meravigliosa scritta: bambini, fate grandi i vostri sogni. Sì, è perché ha preso dal 20 febbraio il... c'è questa meravigliosa scritta realizzata, questa scritta umana realizzata dai Viareggini, che quella mattina di novembre, quando registrammo eccola qua. Sì, quando registrammo, cioè, gli tu spot. Eri il regista di questo, di sì, questo sì, spot. Sì, l'abbiamo realizzato insieme alla Fondazione Carnevale presieduta da... Mi sa che non c'erano i droni, eh? Ma questa era una telecamera, erano tante telecamere, c'erano, se non sbaglio, 4 telecamere, Steadicam, c'era il braccio, poi c'era una gru alta 30 metri, insomma, alla fine fu un investimento che doveva per me andare avanti, nel senso che io avevo fatto una progettualità, questo era uno spot che andava su Sky naturalmente, avevo fatto una progettualità
di tipo di narrazione, cioè quest'anno parliamo che è la città di, che per far capire che Viareggio è la città del carnevale e che i carri più grandi del mondo si trovano a Viareggio. Doveva essere poi un messaggio che negli anni doveva arricchirsi. La sensazione è che tu ti sia proprio speso per la tua città anche a Scala. Ma certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti io anche per un senso di amore verso la mia città, io non ho voluto un euro da, come lavoro per quello spot, ho cercato di fare quello, cioè ognuno nel proprio lavoro dovrebbe dare una mano. Allora, là c'è l'orologio che mi mette paura, però due cose te le devo chiedere. Sì. Una è la domanda che si fa a tutti, progetti per il futuro, programmi per il futuro? Progetti per il futuro, ci sono delle cose molto interessanti che però non posso approfondire, però Sky è un'azienda molto dinamica, dinamica e soprattutto che crede molto nella meritocrazia e me ne sta dando atto in queste ore, ma non posso dire altro. Beh, però c'è un segno positivo in quello che dici, quindi sicuramente bene. E quando non avrai più voglia di Sky, qui la porta è aperta, Francesco, quindi quando vuoi tornare, perché tanto tornerai, ho capito, tornerai e quindi siamo qua ad aspettarti. Possiamo ringraziare Giampiero dalla regia, ringrazio davvero Francesco per essere bravo, con noi. È bravino, vero se la cava? No, e non posso parlare più perché non c'è più tempo. Dai, dillo. Sappi che io avevo nel 96-97, non so quanti anni avevo sicuramente 15 anni, 16, non lo so, e io tutte le mattine seguivo Canale 39, il famoso Canale 39 con la mela, in cui veniva nominato da Stefano Pasquiducci ogni momento questo Giampiero Pucci, quindi io l'ho conosciuto per nome. E poi qua appena ho potuto però me lo sono portato a lavorare con che non me. Ti venga in mente di portarlo a Sky per niente, no, Giampiero, no, ma Giampiero è un mostro nel senso buono del termine per le TV locali, cioè lui è un artigiano della televisione e ha bisogno di essere, non si sposta da Lucca tanto, quindi meno male, guarda, perché qui per noi è un punto di riferimento davvero importante. Grazie Giampiero, grazie Francesco, grazie, ti aspettiamo con queste novità che ti hanno fatto allargare il sorriso, a presto e vi lascio al meteo e tra poco ci rivediamo per il TG, siamo in ritardo ma correremo per recuperare.